Benvenuti al punto, come sempre pronti per approfondire temi politici e amministrativi dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, come sempre lo facciamo con i consiglieri regionali. Allora andiamo a salutare Atilio Solinas dell'articolo 1 Movimento Democratico e Progressista. Del gruppo misto come pure del gruppo misto eh, fa parte Sergio De Vincenzi, Umbria Next. Salve. Benvenuti. Allora, eh, Attilio Salinas è presidente della terza commissione. Sergio De Vincenzi è vicepresidente della terza commissione, una commissione molto importante che si occupa di sociale, di sanità, insomma temi particolarmente eh, attuali. Eh, partiamo proprio da qui: maggiori risorse per aiutare le famiglie, per la non autosufficienza, per il sociale in genere per situazioni figlie della crisi economica, finanziaria ed occupazionale che ha colpito con forza anche la nostra regione, ma in che misura è possibile prevedere aiuti, tutti questi aiuti auspicati sostanzialmente da tutte le parti, Solinas? Eh, diciamo subito che la coperta è sempre più corta, perché? Perché eh, per sostenere eh, la, la problematica seria, importante, della non autosufficienza che è molto variegata, si va dalla persona anziana a, al giovane con disabilità neuro, neuropsichica, eh, varie tipologie ce ne sono. Per sostenere la non autosufficienza ci vogliono fondi. Fondi che arrivano dal, dal sociale, dal, dal Fondo Sociale Nazionale, dal Fondo Sanitario e progressivamente negli ultimi anni queste, queste entità eh, di sostegno dal, dal livello nazionale sono sempre di più. Ridotte, sono state ridotte proprio deliberatamente, questa è una cosa molto grave. Quindi la regione ha cercato sempre di compensare autonomamente, con fondi autonomi, il problema sociale della non autosufficienza. La questione è che ormai siamo, eh, siamo con risorse appunto limitate che non ce la fanno a coprire i bisogni delle famiglie. Bisogna considerare che in gran parte riguardano le persone anziane con disabilità eh, ma e quindi praticamente questi sono questi sono le questioni che secondo me sono prioritarie in una regione come l'Umbria dove si invecchia molto, purtroppo si invecchia con, eh, con situazioni difficili appunto come la non autosufficienza e la disabilità e quindi bisogna puntare sul sostegno, quindi lo Stato, il Governo deve puntare a sostenere queste problematiche e noi dobbiamo spendere come regione eh, una quantitativa di risorse maggiore su questi temi rispetto a quello che è per esempio l'alta specializzazione degli ospedali, noi abbiamo tanti reparti duplicati no? che magari non servono no? reparti di altissima specializzazione che fanno a volte può succedere che fanno una casistica al di sotto degli standard, quindi adesso questo non voglio criticare minimamente L'efficacia e l'efficienza dei servizi di alta specializzazione, però c'è molto spesso troppa spesa per le apparecchiature che costosissime e si trascura un aspetto fondamentale che è quello degli anziani disabili. Non è un'autosufficienza. Quindi bisogna, la Regione deve invertire la rotta, secondo me, e puntare a quello, perché le famiglie sono disperate. Noi abbiamo toccato con mano in Commissione, attraverso le audizioni, situazioni della psichiatria, parliamo tra poco so, tante, fa parte tante situazioni delle, difficili. Fa parte delle domande. Quindi eh, in sostanza De Vincenzi, Solinas, dice. Razionalizzare le spese, vedere dove spendere meglio e bene e puntando a questo, ecco. questo è il tema. Il problema vero è che eh, sono tre anni che ne stiamo parlando, stiamo dicendo della necessità di invertire questa rotta che ci rappresenta adesso <ride> e di cui ne parliamo spesso in terza commissione con il presidente Solinas. Però il problema vero è che. Se per esempio noi ragionassimo sul, sui fondi per la sanità che poi si incrociano con quelli del, del socio sanitario, noi ci accorgiamo che abbiamo un piano sanitario del 2009 che non è stato assolutamente adottato e messo in pratica, dal quale sarebbe dovuta discendere quell'ottimizzazione di cui parlava il Presidente Solinas. Quindi, il problema vero è che noi portiamo sulle spalle dei ritardi che sono decennali a questo punto, perché dal 2009 pressoché eh, raggiungiamo il decennio, e eh, in tempi di vacche grasse eh, ci si è cullati sull'allori e oggi paghiamo lo scotto di questo in una situazione in cui. Eh, come ho sempre ricordato, come spesso ricordo, ehm, ormai prevale la denatalità rispetto all'allungamento della vita e quindi è chiaro che allungandosi la vita aumentano le complessità legate alle disabilità da invecchiamento o quant'altro, in un contesto in cui le famiglie, non avendo o comunque avendo pochi figli, non riescono nemmeno più a farsi carico di queste complessità. E tutto ricade sulla macchina pubblica e, qu e quindi è ovvio che adesso stiamo andando verso il cortocircuito perché, eh, come spesso ci ricordiamo in consiglio, anche nelle audizioni o nei convegni anche con l'assessorato, il 70% della spesa sanitaria è per la cronicità. Quindi il problema vero è aver sbagliato le politiche eh, da questo punto di vista, ma così. Potremmo discuterne ad altri livelli anche sulla questione dei minori e sugli affidi alle case famiglia, piuttosto che cooperative di altra natura. E, e da questo punto di vista il PD ha totalmente sbagliato l'impostazione negli ultimi 15 anni delle politiche regionali. Allora, eh, tornando e eh, mantenendoci su questa sua considerazione. Atilio Solinas è un medico che viene dalla sanità, no? lei è gastroenterologo, viene proprio dall'ospedale di Perugia, quindi ha vissuto la sanità a livello insomma, diretto e vive adesso la sanità a livello diciamo, gestionale, oltretutto lei è Presidente come dicevamo, della terza Commissione che si occupa proprio di questo settore. Eh, come la vedeva prima, come la vede adesso e come bisogna agire rispetto anche a quello che ci ha raccontato De Vincenzi? Io vengo da un contesto specialistico, no? ho fatto il medico ospedaliero presso la ASL, eh, i servizi specialistici, la tecnologia sanitaria è finanziata bene, c'è diciamo. anche forse una ridondanza di servizi come dicevo prima, facendo politica ho scoperto un mondo di sofferenza enorme che sta fuori da, dagli ospedali, dai servizi, che sta nei contesti familiari, nelle, nelle case per anziani. No? Lì c'è veramente eh, problematiche di inadeguatezza delle risorse. Alcune sono in carico al sociale, quindi ai comuni, alcune al servizio sanitario eh, regionale e non, ci, non ce la fanno. Non tutte le famiglie sono coperte eh, dal punto di vista del sostegno. Penso all'assistenza domiciliare che sarebbe l'ideale, no? piuttosto che ricoverare in una struttura residenziale una persona anziana. La persona anziana noi puntiamo sempre a... Mantenerla a domicilio no? nel suo ambiente. E lì però ci vogliono risorse, ci vuole un'assistenza perché queste sono persone che hanno problemi quotidiani che vanno gestite da, appunto, da, da operatori professionali. Noi abbiamo pensato anche alla questione degli assegni per da, da, dare una fa, da, da dare a una famiglia per pagarsi una badante, per pagarsi una badante che deve essere ovviamente adeguata, deve avere una competenza, se no non va bene. E quindi ecco, questo è il mondo che io ho scoperto. Un mondo anche, penso alla psichiatria, l'ho detto prima, l'ho accennato prima. La psichiatria è un mondo di grande sofferenza, di carenza, i servizi sono disomogenei sul territorio, ci sono problematiche quando è necessario ricoverare una persona con problematiche psichiche gravi. Insomma, c'è nel territorio-parliamo soprattutto di sanità territoriale, perché la sanità ospedaliera, bene o male, è stata finanziata, ripeto, adeguatamente, dove c'è sofferenza sulle problemi. Più pressanti peraltro dal punto di vista epidemiologico, tra l'altro, non è solo capito? perché le patologie acute sono importanti, ma sono contenute rispetto a, a questo grande, ampio bacino di problematiche croniche eh, appunto gestibili sul territorio che richiedono più risorse, assolutamente più risorse. Ci sono regioni dove, peraltro, sono stati investiti meglio i soldi, nel senso che hanno ovviamente molte hanno più risorse in quanto regioni a statuto autonomo. Certo. e Ricevono più finanziamenti. L'Umbria è piccola, anche ha una quota di, di sostegno dal punto di vista del Servizio Sanitario Nazionale minore, essendo una regione piccola avendo meno popolazione anziana insomma, eh, rispettivamente. Ci torniamo tra poco sulla sanità, perché sono usciti dei dati proprio in questi giorni in cui viene. Sottolineata una certa mobilità a livello nazionale, cioè il sud, molti diciamo malati del sud si trasferiscono poi in altre strutture del centro nord. Questa è una situazione di cui parleremo tra poco proprio con Solinas. De Vincenzi, la priorità assoluta secondo lei qual è in campo sanitario e in campo sociale? Oggi, in questo momento, dove, dove, dove agirebbe prima di ogni altra situazione? Beh, noi abbiamo la necessità assoluta di eh, ridistribuire le risorse e riorganizzare eh, tutto il sistema regionale. Noi dicevamo prima, dicevo prima che abbiamo un piano sanitario del 2009 che eh, dalle audizioni fatte con anche l'intersindacale medica emerge chiaramente il fatto che se fosse stato adottato noi oggi non avremmo la situazione di complessità che abbiamo oggi e addirittura chiedono l'applicazione già di quel piano di larghe parte di, di quanto è esposto in quel piano. Non ci dimentichiamo di tante criticità, penso all'ospedale di Orvieto con tutta una serie di eh, inadeguatezze. Eh, ne abbiamo parlato più volte, è rappresentato sia in commissione che in Consiglio che eh, nei vari interventi anche di comunicati stampa. Eh, non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo anche grandi incoerenze. Io eh, ultimamente ho fatto quel question time, per esempio, sui, eh, sulla piena applicazione della 194 per dire paradossalmente noi abbiamo più di fatto punti aborto che punti nascita. Paradossalmente in una situazione di denatalità, no? allora dobbiamo veramente ripensare tutta l'organizzazione delle strutture. Ma anche proprio il riferimento alle necessità della popolazione, pensiamo alle aree marginali. Le aree marginali c'è cioè tutta la strategia delle aree interne, no? E se noi togliamo i servizi, e questi della sanità e del sociale sono uno di questi, noi che cosa facciamo? Costringiamo la gente ad abbandonare quei territori, e non parliamo poi dei trasporti ovviamente. ma se noi e siamo una delle regioni che ha minor popolazione nelle aree interne quindi ragioniamo sull'appennino ragioniamo certo. chiaramente la valnerina e poi c'è tutto l'orvietano ma eh, che poi è un paradosso anche l'orvietano sotto oh, la, la, la direttissima insomma l'alta velocità ferroviaria però noi abbiamo la minore autostrada naturalmente e, e abbiamo la minore percentuale di popolazione rispetto alle altre aree interne eh, della nazione. E noi non possiamo permetterci questo, perché tutto quanto eh, entra nel sistema regionale, quindi anche dell'economia, larga parte delle tradizioni, dei prodotti enogastronomici, eccetera, vengono da queste zone. Quindi quello che Fa riferimento alla sanità e ai servizi nel sociale, eccetera. In realtà ci accorgiamo che ha una ricaduta su tutta eh, la macchina regionale e questo non ce lo possiamo perdere. Allora, Solinas, dicevo prima, eh, sono usciti dei dati in questi giorni in cui viene sottolineata questa mobilità eh, passiva per quanto riguarda molte regioni del sud, cioè eh, i cittadini bisognosi di cure, di interventi, anche non estremamente delicati scelgono comunque altri posti, il nord, dove tra l'altro c'è un'aspettativa di vita anche maggiore, siamo all'interno di uno stesso paese, secondo lei è giusta questa, questa situazione o è un fattore comunque fisiologico che c'è cioè questa predisposizione magari ad andare verso altri ospedali per esempio? Non è assolutamente giusta, questo è un dato storico anche se ovviamente i dati recenti lo, lo confermano ma è un trend storico, Noi, basta pensare che la Lombardia ogni anno ha riceve risorse dalle altre regioni per 800-900 milioni di euro all'anno solo di mobilità attiva questo lo fa vedere come dalle regioni del sud moltissime persone si spostano nei centri di eccellenza del nord Italia in particolare la Lombardia ma anche il Veneto anche il Piemonte perché non trovano risposte adeguate qualitativamente adeguate negli ospedali ma la, la del sud la domanda questo... al, al medico Solinas da cosa dipende? Dipende dalla da una quali... gestione non fatta bene o dalle professionalità da e cosa dipende. Si sa che al Sud purtroppo, non, non dappertutto, ma molto frequentemente ci sono malversazioni, scelte eh, familistiche nelle apicalità dei servizi, per cui non sono scelte meritocratiche, ma scelte dettate dalle conoscenze, dalle, da, eh, per cui si, ci si ritrova a, che a dirigere i servizi sono persone di scarso. Livello e quindi le persone non si fidano, le persone non si fidano e si muovono, vanno a curarsi fuori e quindi, poi magari, le liste d'attesa sono tante problematiche eh, serie che non vengono risolte. Per cui, eh, storicamente, le persone dal sud vanno a, a curarsi nel nord. Ci sono anche centri di eccellenza al sud, io ne potrei enumerare molti, per esempio, a Palermo o nelle Puglie ci sono degli ospedali dove funzionano bene le, le situazioni e conosco anche professionisti bravissimi, però sono. Sono eccezioni, la, la regola è che nel complesso... La sanità funziona male lì per vari motivi. Per quello che riguarda l'Umbria invece è la mobilità passiva-attiva dell'Umbria, mi pare che l'Umbria comunque non sia abbastanza sicura. L'Umbria regge bene. la mobilità attiva, regge per poco, regge anche di, secondo quello che dicono i dati per, la, per, la privato, per il privato che ha professionisti di alto livello, per cui questo fa tenere a sufficiente valore la mobilità attiva. Però non è solo questo, ci sono buoni professionisti in Umbria, penso in particolare all'Ospedale di Terni che è fra i migliori, fra primi posti per l'alta specializzazione in Italia, ma anche a Perugia ci sono centri. Ci sono però delle realtà di carenza, io conosco in, in alcuni ambiti dove le persone vanno fuori, per esempio quando ci sono problematiche oncologiche eh, molto spesso le persone hanno paura e si vanno a curare nei, nei centri di eccellenza del nord, all'Istituto Tumori o, al, o al, all'Ieo, insomma purtroppo c'è stato un, de, lo definirei un leggero declino diciamo, della qualità anche in un, verso, io non voglio essere presuntuoso, ma insomma si tocca con mano, ci sono delle realtà come la chirurgia a Perugia che è calata nella sua attività del 40-45%, questo è un dato preoccupante, i professionisti sono bravi, li conosco personalmente, i chirurghi dell'ospedale di Perugia sono bravi, però evidentemente eh, questo non basta, ci sono... Eh, insomma, realtà che sono cambiate rispetto a prima. È un argomento che meriterebbe molto più tempo, sì, vorrei farle altre domande. Molte mille persone domani. si vanno a curare fuori. De Vincenzi, è una situazione che siamo partiti dal sud, no? questo, questa mobilità. diciamo Verso il nord, ma anche verso il centro, perché poi come diceva Solinas, ci sono centri di eccellenza anche, anche in Umbria, insomma, uno su tutti l'ematologia, ma ce ne sono, come diceva l'ospedale di Terni, per varie situazioni, eccetera. Lei come la vede questa, questa cosa? Ah, diciamo che qui si incrociano diversi aspetti. Innanzitutto un aspetto nazionale che si tende sempre più a privatizzare eh, la sanità perché ormai i costi sono altissimi proprio per quelle cose che dicevamo prima, cioè le cronicità, tutta una serie di passaggi che fanno sì che molte specialità in realtà passano in secondo piano rispetto a tutta una serie di problematiche. E quindi oltretutto si va sempre più eh, o comunque si comincia a mettere a rischio veramente l'organizzazione sanitaria pubblica. E questo aspetto è un danno per tutti, è chiaro che ci sono regioni che riescono a rispondere meglio rispetto a questa tendenza, altre meno insomma. Eh, dopodiché c'è tutto il discorso dell'organizzazione a cui facevo riferimento prima, eh, nel senso che eh, si faceva il paragone rispetto al sud. Eh, eh, o rispetto a altre regioni. Non entriamo nel merito perché in realtà ogni, ogni realtà, ogni situazione è a sé stante, nel senso che ha i suoi pro e i suoi contro, i suoi difetti, i suoi problemi. Diciamo però che eh, sostanzialmente eh, questo è un, è un grossissimo rischio. Poi c'è tutto il discorso che praticamente, eh, insomma, se non si punta sulle eccellenze oggi no, non c'è utenza, e eh, questo è il vero problema. Allora, è un problema di programmazione c'è stato in questa regione lo ricordava prima il Presidente, e lui l'ha vissuto e lo vive personalmente dal punto di vista professionale, cioè fare doppioni di specialità in una realtà che è pressoché un quartiere di Roma, eh, con tutte chiaramente le difficoltà delle distanze, e questo ci ha esposto a una, eh, diciamo, eh, a dissipare delle risorse che potevamo aver investito in altre specialità. Sono d'accordo con Solinas. Ah, cioè, via sì. i campanilismi, diciamo, perché poi sono i campanilismi, ma no. Ma questo no, qui è un dato no, di che... fatto. No, ma questo è un dato di fatto. Que cioè, il problema vero è che oggi viviamo e maggior ragione lo viviamo oggi un problema di individualismo, questo generalizzato. Allora, l'individualismo del singolo cittadino poi ti porta all'individualismo, comunque al campanilismo di una comunità. Noi dobbiamo entrare nella logica che il bene comune passa per una condivisione, una ridistribuzione di risorse, di, di professionalità. Ma questo è, è il tema, ma questo è il tema di oggi. Il problema è, a questo punto è: se è una città, mettiamoci però i trasporti perché sia una città e quindi ci siano i tempi della città. E quindi, come vede, poi le cose si incrociano tutte, tutti i nodi arrivano al pettine. Eh, ha toccato un argomento che riguarda... Sì, prego Assolino. Posso dire, lanciare un segnale prego. che non è solo di ordine sanitario ma anche politico. Se un cittadino che ha pagato le tasse tutta la vita si trova in una situazione problematica, va al pronto soccorso e deve aspettare otto ore, non va bene. Se poi lo ricoverano e lo mettono in barella né in un corridoio di un reparto, vuol dire che non va bene, le cose non vanno bene. Queste cose vanno affrontate di petto e trovata una livello situazione. Politico, a livello, a livello politico, interno. perché dopo è inutile che continuiamo a dire benchmark, regione benchmark, perché abbiamo i conti in ordine. Se una persona deve fare una gastroscopia. Da Città di Castello viene spedita da Amelia, perché il CUP regionale è questo. Non va bene se le liste d'attesa sono di tre mesi, quattro mesi, cinque mesi, per una situazione che va risolta in breve. Si rischia di eh, non evidenziare in tempi rapidi una situazione grave. Quindi è un rischio per la vita delle persone. Queste cose vanno affrontate in maniera incisiva e decisa. Perché vengono, come un nascondere la polvere sotto il tappeto, vengono praticamente, tra la, si viene a dire, no... Non, va, eh, non si trova una soluzione, è difficile, ma le soluzioni ci e sono. dice lei: allungando, allungando i turni degli operatori. Sì, aumentando, eh, a, aumentando assumendo di più. No, privato, investimenti, come... Gli investimenti nel personale sono calati. Il personale sanitario è sempre meno. Quindi partire da qui, Assun... dice lei, perché poi bisogna dare partire da o riorganizzare i servizi, far lavorare di più i servizi, anche questo, il pomeriggio, questo la sera. è Il tema che stiamo affrontando con il piano sanitario sostanzialmente, qui si ritorna a quello che dicevamo okay. prima, cioè se noi pensiamo, eh, il Presidente ricordava il pronto soccorso, ma la maggior parte degli accessi a pronto soccorso sono codici bianchi o noi lavoriamo per evitare che arrivino eh, i codici, codici bianchi certo. lì e allora qui ci dobbiamo interfacciare con i medici... Con I con medici. Maggiori servizi territoriali? Certo, con i maggiori servizi territoriali e con i medici di base, è un'organizzazione seria con loro. A chiusura del mio discorso eh. voglio eh. dire, dopo non ci lamentiamo che si perdono i voti. È la chiusura, non, so, non ci meravigliamo che si perdono i voti perché tanta gente, quando le persone stanno male e non ah. trovano le risposte giuste si arrabbiano il e votano. E mi toglie il lavoro da opposizione no? in questo senso, certo. del resto. Fate parte dello stesso gruppo, no? se vogliamo eh, vabbè, se, fate sì, parte sì, dello stesso gruppo. Ho visto chiaro, scherzo, io chiaramente scherzo, una grandissima di vedute, poi, cioè una divisioni <ride> di vedute perché lei è stato eletto con la lista allora Ricci presidente nel centro e a Tirio Solinas con il. Partito Democratico. Eh, vi faccio questa domanda con una brevissima risposta che riguarda la vostra commissione. Che sicuramente, grazie alle numerose audizioni, eh, forse record assoluto di audizioni, quelle che sta portando avanti la terza, da, cosa, da, da quello che ricordo io anche nelle passate legislature. Eh, quindi la terza commissione è un osservatorio assolutamente privilegiato appunto su sociale e sanità. Ecco siamo a metà legislatura. Qual è il quadro che emerge? In parte avete risposto, però, in una sintesi estrema di 15 secondi, quale quadro emerge da tutto quello che avete ascoltato in questi due anni e mezzo, Solinas? Emerge un quadro che ci, ci spinge a fare di più perché io, io sono abituato a risolvere i problemi per deformazione e deviazione professionale, quando una persona arrivava a me. Io, quando usciva dal mio ambulatorio a Piazzale Europa la USL, aveva già prenotata la visita chirurgica. La TAC. Io sono a... Invece, il nostro lavoro politico è un po' frustrante perché noi ascoltiamo, recepiamo e trasmettiamo sollecitazioni alla giunta regionale che agisce, e quindi noi facciamo un lavoro politico essenzialmente. Ma purtroppo, quando le persone sollecitano e poi le risposte non arrivano, la questione diventa problematica. Io penso che si possa fare di più. In questi ultimi due anni di legislatura, io l'ho detto anche in riunione di maggioranza, anche la Presidente Marino, ho detto. Facciamo in modo di cambiare marcia, mettiamo il turbo, affrontiamo i problemi e troviamo soluzioni in vari ambiti, non è solo la sanità. Per esempio, c'è l'agricoltura, c'è una sollevazione fra gli agricoltori perché i fondi europei una, arrivano. Sì, era una delle domande successive che però non facciamo in tempo, quindi è fatto bene anche a toccarla. Lei De Vincenzi. Eh, immaginava eh. che da tutte queste audizioni poteva nascere comunque una situazione ah, eh. per certi versi comunque buona e eh, per altri invece critica. Insomma. No, no, certo. Eh, a me la cosa che, che ha colpito, che colpisce di più è la grande solitudine che si incontra, solitudine che non è solo delle persone all'interno del loro contesto di vita ma è anche solitudine rispetto a tanti problemi a cui accennava il Presidente e che non trovano risposta concreta nelle istituzioni, quindi nell'organizzazione. Eh, questa è la cosa che ci lascia, eh, a me personalmente, ma credo anche a tutti gli altri consiglieri, molto, molto in difficoltà, ci mette molto in difficoltà perché proprio è umiliante non riuscire, cioè essere stati eletti per dare un contributo. Ed accorgerci poi che eh, non riusciamo a dare seguito alle tante richieste. La cosa ulteriore che ci rammarica è che poi le istituzioni, intendo l'Assemblea legislativa, ormai eh, è praticamente ininfluente nell'indirizzare nel le politiche del, di governo della sì, Regione. Mancano tre minuti, un paio di domande, una a lei e un'altra a De Vincenzi. Eh, ieri, oggi stiamo registrando questa trasmissione, oggi è il 20 aprile, è venerdì. Ieri eh, ha ricevuto nel suo ufficio di Palazzo Cesaroni eh, un grande personaggio della musica italiana, eh, Giulio Mogol, paroliere insomma, che non ha bisogno assolutamente di presentazioni, cosa, un po il poeta chiaramente, eh, cosa, cosa bolle in pentola? Con Mogol ho eh, due tipi di progetti, sto cercando di collaborare con lui perché la regione ha il dovere di sostenere i progetti di una persona un grande come Mogol che vive in Umbria ormai da 23 anni, 25 anni. Per cui lui ha due progetti: uno sull'obesità nell'età adolescenziale e l'altro è sul lavoro del suo centro, il CET, che praticamente forma eh, i docenti del conservatorio nell'ambito della musica popolare. Quindi io vorrei che la regione sostenga. Eh, attraverso borse di studio, eh, giovani umbri che vogliono formarsi nella musica popolare e il centro di riferimento a livello internazionale per l'Italia è il centro gestito da Mogoli. Quindi, io lo sto eh, sostenendo, gli sto, gli sto dando una mano per eh, eh, appunto, eh, ampliare questo, questo progetto che sta portando avanti ormai da tempo e va potenziato, ovviamente, va fatto conoscere di più in Umbria, ovviamente, anche a favore dei giovani umbri i Giovani umbri che, che vogliono far, imparare a fare canzoni, a cantare, a interpretare, a fare testi, insomma, io veramente io ho assistito al, a un saggio, veramente ragazzi eccezionali, bravissimi, che vengono formati sì, in modo, in modo sì. eccellente. De Vincenzi, parliamo di famiglia, lei tiene molto alla famiglia tradizionale, interviene spesso in questo contesto, eh, proprio su, sulla famiglia a livello regionale. Eh, Com'è? Ma il problema non è che tengo alla famiglia non tradizionale nel, <ride> per diciamo estrema, la mia, un, un campanilismo fra virgolette evidentemente ma tutte queste situazioni che noi stiamo vivendo, prima lo ricordavo, di grande difficoltà affondano le radici proprio nella destrutturazione di un certo modello eh, sociale che, fonda, che si fonda proprio sulla famiglia. Allora, il problema di fondo è che eh, la famiglia è un patto sociale in piccolo, dove due persone, un uomo e una donna, si incontrano, generano figli e si assumono l'onere dell'educazione. Proprio ieri abbiamo avuto in audizione eh, gli uffici eh, relativi alle dipendenze e, e che cosa emerge? Emerge un quadro di dipendenze che crescono. Soprattutto quelle liberalizzate, quelle come il gioco, le slot, adesso anche sì, la cannabis mediasi, che in parte è, è aperta. Eh. Allora, l'alcolismo ovviamente, il problema è che anche emerge... Il Ci possiamo mettere anche il bullismo. Possiamo no? mettere il bullismo Tema perché poi... Tema di grande attualità. Esatto, ma quindi. perché il bullismo lo ricolleghiamo noi, certo, attacchiamo certo. questi ragazzi. Ma chi è in primis chiamato in causa rispetto al bullismo? Certo, Sono cioè, i genitori, cioè, la, cioè, famiglia la, la famiglia la che... Assoluta. Comunque ha manifestato un difetto nel, nel processo di educazione. Eh, mi piacerebbe davvero avere altri 15 minuti, ma non possiamo, Come vedete il tempo se n'è andato. Giusto per l'ultima domanda, in 30 secondi, situazione politica nazionale, siamo in. Eh, pieno periodo di consultazione, prima il Presidente della Repubblica, adesso il Presidente del Senato, non sappiamo, stiamo registrando, ripeto, oggi è venerdì 20 aprile se arriverà l'incarico anche alla Presidente della Camera. Come andrà a finire questa situazione politica, Solinas? Verrà fuori un governo oppure verrà fuori il governo del Presidente, magari tra un anno si andrà di nuovo a votare? Io credo che sarà inevitabile un governo del Presidente. Il Presidente Mattarella sceglierà una personalità che va bene alle forze politiche che hanno vinto le elezioni e Sarà una personalità tecnica con dei ministeri. Quindi lei non vede coalizione? No, no, questa legge elettorale, è, oltre che essere una truffa, non consente una maggioranza perché è fatta male, è sbagliata, è stata fatta per finalità insomma al di fuori dalle, dalle, per cui non, non, non si troverà. Se il PD accettasse di stare insieme con i 5 Stelle, MDP seguirebbe questa, sì, noi questa noi strada proposto, eh, LEO ha già proposto di stare con 5 cioè, Stelle. Leo, cioè chiaramente e De Vincenzi, come andrà a finire? La speranza di Cristallo purtroppo non ce l'abbiamo, qui ci siamo diciamo abituati il ci, siamo, allora, ecco. no, ci siamo abituati che quello che è vero oggi fra non due minuti vero, non, non, è è, non è più vero. Eh, però è chiaro che sono emerse due volontà precise degli elettori, perché poi il problema vero è rispettare la, è. le indicazioni degli elettori e sono il 5 Stelle da un lato e dall'altro il centrodestra, il centrodestra che non va scomposto e io in questo eh, concordo con scuole, ah, sono d'accordo con Salvini eh, perché certo, eh, cioè, Salvini certo. è per primo che ha uh, ma perché questa è la realtà allora su questo campo il problema vero io credo, e prima magari ne parlavamo, che sono il rispetto del, degli accordi internazionali e che in Lei campagna... elettorale un come Solina, Ma io, quindi, io, questa, io questo l'ho detto no, in tempi non sospetti. Quindi... Per <ride> Grazie per essere stati con noi, ad Atilio Solinas, Movimento Democratico e Progressista. Grazie a Sergio De Vincenzi un Umbria sì. Next, eh, Presidente della Terza Commissione Solinas e Vicepresidente De Vincenzi. Grazie a voi per averci seguito, buona settimana.